segretario, quello che sembrava impossibile, l'avevate scritto alla fine di maggio, questa volta vogliamo andare uniti, cerchiamo di evitare le divisioni, forse ci siamo riusciti. Sicuramente ci siamo riusciti, abbiamo messo a posto tanti tasselli e penso che siano di buon auspicio per Montorio, per i montoriesi, per la candidata sindaco Eleonora Magno e soprattutto anche per il Partito Democratico. Come ha ricordato il segretario locale, questa volta si è ascoltata un po' di più la base, altre volte forse non era successo. Abbiamo fatto un percorso con la base, l'abbiamo coinvolta, abbiamo fatto vari ragionamenti non solo sul candidato sindaco ma anche sul partito, sul futuro del partito di Montorio e quindi sul futuro del comune di Montorio e dei montoriesi. Un percorso difficile, però allo stesso tempo gratificante e entusiasmante. Senti, oggi abbiamo quasi tutti del PD. Io volevo dire, adesso le alleanze, sappiamo dentro i socialisti, dentro i progressisti, quindi con l'articolo 1, si sta cercando di trovare anche una sintesi con Sergio Rossi, la civica, ci credo. Come sarà allargata la coalizione? Intanto su un progetto condiviso. La condivisione del progetto è fondamentale per la riuscita del progetto. Un progetto che è aperto a tutti quelli che vogliono collaborare in una parte del campo ben definita che è quella del centro-sinistra. La forza del progetto sarà anche la forza del candidato sindaco e del risultato elettorale. Ho detto prima un forte Partito Democratico all'interno di un forte e largo campo che è quello del centro-sinistra, aperto a tutte quelle realtà civiche e di associazionismo che a mio modo di vedere possono e devono portare quello che è un contributo, se vogliamo, anche nuovo a Montorio, su un progetto che sarà sicuramente nuovo per Montorio e per i montoriesi. State cercando anche di recuperare Alessandro Di Giambattista, che rumors ormai vogliono pronta la sua lista trasversale. Assolutamente, noi dialoghiamo con tutti e quindi è un progetto che rimane sempre aperto e ci auspichiamo che ci sia il contributo di tutti, anche quello di Alessandro. Anche di Alessandro Di Giambattista. Assolutamente.